C'è una sorta di sudditanza psicologica, complesso di inferiorità che si hanno, che si ha, e le dico, siccome l'ho vissuto da calciatore, e molto spesso, e lei lo saprà sicuramente, ho fatto il capitano in piazze importanti, non vorrei che il Taranto in questo momento venisse trattato da matricola, perché il Taranto è a 20 punti, tanti quanto l'Avellino, a sorpresa posta di tutti. E quindi io oggi sto battendo i pugni perché sono stanco. Secondo noi, il mio modo di fare, la vita di oggi non è stata all'altezza della partita. Messe da parte le polemiche riferite alla direzione arbitrale del Partenio Lombardi, in casa Taranto è tempo di concentrarsi sul campo, sui numeri e sulle risposte arrivate dalla serata di Avellino, dove i rossoblù di Giuseppe Laterza sono usciti sconfitti per 2-1 andando sotto con i centri di Sbraga e Maniero, accorciando le distanze con Civilleri e sfiorando il pareggio, negato solo da una prodigiosa parata di Forte nel finale sul tapin di Riccardi. Rossoblù che restano nella parte sinistra della classifica con 20 punti, raggiunti proprio dall'Avellino. Di questi, solo 5 sono però arrivati lontano dallo Iacovone, con una sola vittoria ottenuti alla seconda giornata a Campobasso. Per mister Giuseppe Laterza non c'è però un problema trasferte. A parte la partita di Catanzaro, dove non abbiamo reagito in occasione dei gol subiti, la partita a Foggia ce la siamo giocata fino alla fine, abbiamo preso gol negli ultimi minuti e abbiamo avuto anche l'occasione alla fine di poterla vincere, non ci siamo riusciti. Venuto a giocare ad Avellino con un approccio e una determinazione giusta. E in occasione del gol abbiamo avuto un'ottima reazione, un buon approccio. Il percorso del Taranto, partito con l'obiettivo salvezza, resta comunque ben oltre le aspettative. Laterza può intanto godersi un centrocampo che inizia a incidere davanti alla porta avversaria, come il gol di Civilleri ha dimostrato. Ci sentiamo tutti veramente importanti in questa squadra e questo fa sempre la differenza. Ognuno c'ha il suo compito, io ripeto sempre anche ai miei compagni che una squadra è come un'azienda di costruzioni, c'è chi deve fare il muratore, c'è l'ingegnere, c'è l'architetto, quindi ognuno c'ha il suo compito. Testa al derby di Monopoli, prossima tappa, domenica alle 17.30. Per la sfida del Veneziani, Laterza fa i conti con l'infermeria, dove ad Avellino si è seduto anche Saraniti e confida in alcuni recuperi, su tutti quello di Falcone. Abbiamo tante assenze, non ho mai parlato perché sono convinto che chi ha giocato meno in questo periodo può dare benissimo tanto, e quando c'è qualche assente assolutamente non ci piangiamo addosso. Sappiamo benissimo che i ragazzi che stanno fuori possono dare tantissimo.